Domani esce l'italiano su Genshin Impact ed è un momento abbastanza importante. Io lo vedo come un turning point di quella che è la nostra esperienza su questo gioco, la nostra esperienza su questa piattaforma come community e come insieme di amanti del titolo e dei videogiochi in generale. Sarà un video un po' più sentimentale, un po' più di pancia rispetto a magari altri che ho fatto recentemente più tecnici, soprattutto per i nuovi giocatori. Potevo farvi una guida, potevo farvi uno scandalo news, potevo farvi, insomma, altre cose, ma credo che sia anche il momento giusto per sederci un attimo, rifiatare e prepararci a quella che spero sarà un'esperienza meravigliosa da non portare avanti in solitudine, ma da condividere con il maggior numero di persone possibili, nel miglior modo possibile. È stata una bella cavalcata, ragazzi, perché siamo partiti 2 anni e mezzo fa, ormai quasi, no, mezzo no, però insomma più di 2 anni fa, dove scaricai il gioco così, perché sapevo che usciva, avevo letto, io poi parlavo tanto di news di videogiochi all'epoca, e anche sorretto da un mio amico, dissi: guarda, io faccio una pull da 10, perché avevo capito che era un sistema gacha che magari non era troppo nelle mie corde, e credo che sia una cosa che capita a molti, che ha tenuto a freno molte persone. Dico: guarda, se mi esce qualcosa di bello, vado avanti e porto contenuti, mi ci appassiono, do l'opportunità a me stesso di appassionarmi a una roba dal quale io tendenzialmente sto un po' più lontano, perché sono una persona che è molto, da questo punto di vista, è molto spaventata dalla addicted, dal gioco d'azzardo, passatemi il termine, dalle pull, Se invece non esce niente, come prima. Fu la pullata del destino, ricordo che fu l'unica, oltretutto, pullata che misi sul canale, poi per ragioni mie, dove uscirono di Luke 20, 20 era in banner up, col primo banner up, e da lì allora capii che, ok, la grande Z era scesa su di me e era il caso di continuare. Da lì si è creata una community incredibile, una community stupenda di amici, che sono poi diventati amici, e di persone che hanno permesso anche il fatto che io diventassi quello che sono adesso, sia su YouTube, sia su Twitch, ma nella vita. Perché quello che faccio ora, nelle mie peripezie, se sapete un po' di cose, chiaramente lo devo anche al titolo. La cosa interessante è che nel tempo, comunque, il gioco l'ha visto come spazzatura gacha da moltissimi videogiocatori, che chiaramente ognuno può avere le proprie opinioni, i propri gusti, le gustibus no disputandum est, ma piano piano ha sempre preso di più altri aspetti della vita della nostra nerd culture con l'ondata che stava arrivando, portando in maniera quasi naturale a un avvicinamento da parte di tantissime persone al titolo. Pensate al fatto che nelle fiere magicamente ci siamo ritrovati da avere tantissimi cosplay di anime e videogiochi di un determinato tipo a tonnellate di persone vestite da personaggi di Genshin Impact, e moltissimi non avevano idea di dove venisse questo. Questa è una gran pubblicità, è un gran simbolo, è un gran segno che comunque nel sottobosco della community qualcosa bolliva in pentola. All'inizio, anche sapendo veramente poco, ricordo al primo Modena Nerd post-Covid, che eravamo veramente quattro gatti, vidi una mona vestita anche benissimo e le chiesi: scusami, ma cos'hai in mano, un Trilling? Che è il nome di un'arma specifica del gioco, che chiaramente a quell'epoca si conosceva se si giocava al gioco, e lei mi disse: no, è un libro. Ok. Da lì anche i cosplayer stessi non avevano bene idea, però erano attirati dal design, erano attirati dai personaggi, e di conseguenza piano piano si è creata per l'appunto anche una consapevolezza molto di più attorno al gioco, che è stato provato, è stato giocato, che è stato criticato, che però ha fatto crescere anche molte community, ne ha fatto crescere tantissimi videogiocatori, approcciare tantissimi videogiocatori al gioco, arrivando poi al tripudio, che secondo me sarà domani, con magari streamer e content creator che non avevano mai giocato e che si approcciano per la prima volta. È un'esperienza importante perché abbiamo la possibilità di non dover filtrare in un'altra lingua, che per alcuni sembra una cosa banale, ma vi assicuro che, avendo vissuto tanti anni, io ho vissuto 7 anni all'estero, e vi assicuro che la lingua, ora farò un discorso un po', abbiate la pazienza di ascoltarmi perché secondo me è interessante, la lingua che rimbomba nella nostra testa, no? Cambia drasticamente anche il nostro carattere e la percezione che abbiamo di determinati concetti. Leggere una cosa in inglese da madrelingua italiana
è comunque differente dal poter percepirla nella propria lingua, seppur si conosce benissimo a meno dito l'idioma di riferimento o l'idioma nuovo, cambiando molto l'esperienza. E quindi domani sarà importante, perché non soltanto i nuovi giocatori avranno chiaramente una facilità più intuitiva nel vedere, nel leggere determinate dialoghi, determinate informazioni, addirittura scegliendo di leggerle, come molti non lo hanno fatto. Io sono tra quelli che legge molto poco e che comunque capta poi le informazioni in altro modo, e portandoli quindi a conoscere e a interessarsi a una storia dove magari anche altri prima non lo avevano fatto, per o incapacità di conoscere la lingua o per pigrizia. E questo chiaramente dà value a un gioco. Ora qua non sto a parlarvi di quanto sia importante la localizzazione e la traduzione di un titolo, ne ho parlato in altri video della mia esperienza lavorativa, quindi questo, però sarà veramente un momento molto molto importante, al di là delle polemiche. Ecco, questo è un video dove vorrei lasciare le polemiche dietro, no? Community tossica, community non tossica, la lingua italiana è una merda, terminazione fa schifo, invece è bello, è giusto, piro, pairo, tutto alle spalle. Il bello è quello che io mi auguro, è quello che io cerco di protrarre da, soprattutto da adesso, ma che sto facendo da molto, è quello di creare un ambiente tranquillo per molti di voi che magari iniziano da poco, che possa permettervi di godere di un qualcosa che vi piace, magari non vi piacerà per sempre, che da un certo punto poi come tutte le cose finiranno, senza avere problematiche di alcun tipo. Qua sappiate che all'interno della community mia potete essere tranquilli, presi tra di noi come se foste sempre stati qui, avendo un posto dove poter domandare, dove poter trovare qualcuno con cui giocare e accrescere la vostra esperienza di gioco sui vari canali. Avremo tanto di cui parlare, ragazzi, avremo veramente tanto di cui parlare, avremo tanto contenuto da portare, ci saranno sicuramente da ora in poi tantissimi video che saranno in parte tutorial o comunque indicativi per una buona esperienza del gioco, ma è normale. All'epoca anche i video, quelli che andarono proprio bene, che superarono i 200.000 views su come iniziare, come quei video dove io appunto ero esploso anche, e d'altronde quelli erano comunque video anche lì un po' più sì da uno che ci svanettava, ma con una consapevolezza abbastanza nuova, non che sia da buttare, sia chiaro, ma chiaramente dopo 2 anni e un po' di mesi, quello che io posso dare, quello che io posso consigliare a molti di voi, al di là della matematica specifica delle singole percentuali dei personaggi, è sicuramente maggiore e superiore a livello di anche utilità. Consigli utili, cosa fare, come giocare, come divertirsi, dove non sprecare, perché soprattutto l'idea principale sarà dove non sprecare. Quindi arriveranno, e arriveranno concepiti in questa maniera qua, pensati in questa maniera qua, pensati per migliorare e far sì che voi possiate divertirvi di più. Poi c'è sempre tempo per dire se dovete mettere tante M su un Diluc o dovete metterne poco, o se è meglio il Crimson, o se è meglio un altro set di armi. Quello abbiamo sempre tempo e ormai le fonti sono ovunque. Ma il cuore, la community pulsante, un senso di appartenenza e una cura alla persona, che al videogiocatore che va, secondo me è preservato, perché il rischio di bruciarsi veramente su una parte tossica, come in tutto, sia chiaro, è davvero alto, la troverete sicuramente. Sono molto contento anche della possibilità di fare qualcosa in più del semplice entriamo, giochiamo, spacchiamo i domini ed usciamo. Grazie al gioco di carte creeremo qualcosa, faremo dei contenuti da poter portare tutti assieme tra di noi, e lo spero che possano essere il più gradevoli e il più adatti a voi possibile. Questo video è più anche un grazie per tutto quello che chiaramente è stato questo periodo. Ci sono stati momenti facili, momenti meno facili, momenti dove per l'appunto magari per sensazionalismi o per notizie o per invidie ci sono stati dei momenti davvero duri. Secondo me siamo arrivati a un punto di maturità e di consapevolezza tale dove da ora in poi è solo pure fun, è solo divertimento. E di questo io sono elettrizzato e non vedo l'ora di poter partire con voi. Chiaramente le live saranno su Twitch, e qua cercheremo di portare di nuovo tanto contenuto che non sarà solo di Genshin. Chiaramente questo è un momento che è stato focalizzato, ci siamo molto concentrati
Perché? Perché è normale, perché vedrete che comunque aumenterà in maniera esponenziale ed è giusto che noi cerchiamo comunque di guadagnarci, di tenerci il nostro spazio all'interno di questo social che sempre di più sta facendo un po' le brizze, soprattutto dal punto di vista noi gaming, penalizzando un pochettino sia quelli che sono gli spazi, sia quelli che sono anche gli incassi, che chiaramente fanno parte della vita, sia il nostro main job. Ma detto questo, sappiate che comunque io sono grato per tutto quello che è stata questa avventura e sono veramente, non vedo l'ora di, ora lo dico, sapete che io non sono uno che quando sono serio e sono emozionato davvero non faccio il come faccio di solito, anzi al contrario. Quindi io vi ringrazio profondamente per tutto quello che avete fatto per me fino ad oggi a livello di canale e io vi ringrazio già in anticipo per tutto quello che, se lo vorrete, farete per me da domani. Da me avrete sempre il massimo, con i miei difetti, ma spero anche con i miei pregi. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. United States of Zerga. Ciao belli.